Expert, quando vuoi di più. Expert ti fa un regalo di grande valore, la scopa versatile senza filo roventa Air Force Flex, che arriva anche nei punti più bassi. Garantisco io. Il regalo con i prodotti selezionati. Expert, gli esperti siamo noi. La risposta che diamo ai tifosi è che noi comunque siamo sempre stati uniti e cerchiamo di lavorare ogni giorno sul campo e dare il meglio. Non dobbiamo pensare che adesso tutto in botto siamo diventati, tra virgolette, dei fenomeni, perché siamo sempre quelli. Dobbiamo solo continuare a lavorare, a dare il massimo tutti i giorni e poi sperando che i risultati con queste prestazioni arrivano. Ecco Luca, parliamo un po' dei torti arbitrali. A Trapani l'ennesimo stava rovinando la vostra partita. Ora però c'è chi ne ha usufruito di questi torti arbitrali, proprio con la Juventus. Siamo avanti di Pisempoli, che invece adesso sta iniziando a fare la voce grossa. Possiamo dire che è un campionato in cui anche la qualità degli arbitri è scadente, quindi non ci vediamo alla fine, però ci vorrebbe un po' più di rispetto nei confronti delle vostre, perché su 7 partite 5 condizionate dagli arbitri è un po' troppo. Ma come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri, diciamo che non siamo stati aiutati, quello sicuramente. Però penso che noi dobbiamo pensare più in campo, a magari a reagire anche su quello. Se c'è un torto arbitrale dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo pensare. L'avete fatto, tanto gioco. Sì, sì, ma dobbiamo fare sempre così, perché la nostra forza deve essere anche quella, andare sopra tutto. Non bisogna mai mollare, e poi i torti arbitrali ci stanno per noi e per altre squadre. Ma il ritiro diciamo che ci ha compattati un pochino, però io penso che più che un ritiro per unire il gruppo è stato un ritiro per lavorare magari meglio e lavorare senza problemi. È stato un gruppo che diciamo ci ha aiutato anche per il risultato, però credo che abbiamo assolutamente lavorato sereni e abbiamo lavorato come forse avremmo dovuto lavorare prima, dando sempre tutti il 100% anche durante gli allenamenti. Meglio riposare ora o era meglio incontrare subito il Pordenone? Tra l'altro c'è anche un senso di rivalsa con fronte del Pordenone. Io personalmente mi ricordo anche Iolì sul 3-0 quando loro si passava la palla. Ve la ricordate bene anche voi quell'episodio? Diciamo, sì, ce lo ricordiamo, però dai, la sosta forse ci voleva o forse no, non lo so. Noi dobbiamo solo andare col Pordenone e fare tutto quello che abbiamo sempre fatto, dare il massimo e cercare soprattutto di trovare punti in casa, perché qua dobbiamo fare il nostro punto di forza.